Piano piano. Non lo so come lo gireremo sto video. Piano. Sta la zampa. Vuoi la zampa? Dà la zampetta. No, seduto. Ciao a tutti. Oggi finalmente parliamo del Bull Terrier. Siamo qui con Mauro che tende a andarsene. Mauro, vieni qua, vieni qua. Mauro, prova. Ok. Mauro è un Bull Terrier. È una forza della natura, come vedete, quindi va un attimo gestito. Bravo Ciccio. Bravo Ciccio Ciccio. È uno dei cani più divisivi del mondo. Perché intendo divisivi? Perché o piace da morire perché delle persone pensano sia bellissimo o delle persone pensano sia bruttissimo. Io sono tra quelli che pensa che è bellissimo. Il Bull Terrier nasce nel XIX secolo. Il suo antenato è il frutto dell'incrocio dell'Old English Bulldog, che è un cane che momentaneamente è estinto, con vari terrier. All'inizio veniva impiegato per la caccia degli animali nocivi, tipo ratti. Questo tipo di cane dà vita ad una leggenda. Una leggenda che parla del rat dog. Era una pratica esercitata dai minatori, era un gioco d'azzardo che facevano. Mettevano 100 ratti in un ring e calcolavano a tempo quanto ci avesse messo il Bull Terrier in questione o l'antenato del Bull Terrier in questione a eliminarli. Ora non abbiamo vere e proprie documentazioni, ma si narra che il Bull Terrier più forte fece 100 ratti in 60 secondi, quindi parliamo di meno di un ratto al secondo. Ovviamente non sappiamo se questa cosa è vera, è una leggenda. Venne poi invece spostato sul combattimento tra cani. Se conosciamo il Bull Terrier come lo conosciamo oggi, dobbiamo ringraziare James Hinks, che incrociò un bulldog inglese con un English White Terrier e fissando la razza tirò fuori questo magnifico cane. Questo avvenne nel 1862. All'inizio la selezione del Bull Terrier era incentrata molto più sulla funzionalità che sull'estetica. Se vogliamo parlare del Bull Terrier dal punto di vista morfologico, ci sono da dire delle cose molto interessanti. Intanto il Bull Terrier si divide in Bull Terrier Standard e Bull Terrier Miniature. Queste sono due caratteristiche che vanno specificate bene, perché lo Standard non ha limiti di dimensioni. Vedete che se andate a guardare tutti i cani hanno degli standard, no? Ecco, il Bull Terrier, il mio grandissimo maestro, mi diceva che era il massimo del volume nel minimo dello spazio. Così può essere riassunto. Quindi possiamo trovare Bull Terrier di dimensioni diverse, mentre il miniature non deve superare i 35.5 al garrese. Il Bull Terrier miniature viene riconosciuto nel 1839. Viene utilizzato più per la compagnia, non era un vero e proprio cane da combattimento il miniature. Una particolarità che non possiamo non notare di questo cane dal punto di vista morfologico è il muso. Questo muso che è a uovo oppure a schiaccianoci. A schiaccianoci perché sviluppa una pressione meccanica per una questione di leve molto potente, quindi venne costruito così. Infatti il morso del Bull Terrier è devastante. Dal punto di vista morfologico è un cane molto saldo. Questo tipo di testa è priva di stop. Lo stop è questa parte qui, che lui totalmente non ha. Quindi la linea della testa e la linea del muso devono essere continue.
Quindi quando vedete qualche bull terrier che ha uno stop pronunciato, ecco, quello è un difetto. È ovvio che a noi dei difetti fisici, a me personalmente mi interessa poco, purché il difetto fisico non vada a creare un problema sulla funzionalità. A noi piace il carattere e piace la funzionalità di un cane. Però se volete un bel bull terrier dovete vedere che non sia stoppato, esattamente come Mauro. Dobbiamo parlare della parte caratteriale di questo cane, che è un mondo. Potremmo scrivere un libro sul bull terrier. È un cane di un affetto smisurato e di una testardaggine smisurata quanto l'affetto. Quindi va saputo lavorare, non solo dai conduttori, ma anche dagli addestratori. Non è un cane che sopporta le coercizioni, non le capisce. Io adoro questo tipo di cane perché è estremamente forte, quindi sviluppa una forza devastante, ma estremamente sensibile. In poche parole, signori, il bull terrier è importante che capisca quello che gli state facendo. La parola d'ordine per avere un bull terrier è chiarezza. Non devono esserci conflitti. Madonna! La carezza dietro! La carezza dietro! Vieni da zio! Masco d'insolo! Gli piace. Non deve avere conflitti. E quindi è molto importante, piuttosto che correggere. Vieni da zio! Mauro! Mauro! È molto importante, piuttosto che correggere le azioni sbagliate, premiare quelle giuste. È un cane che con un boccone fa di tutto. In poche parole risponde perfettamente allo stimolo risposta premio. Quindi conviene abituarlo già a fare le cose in maniera corretta. Spiegargli il richiamo con il boccone, premiarlo quando fa una cosa che ci va bene, quindi incondizionamento operante, si dice. Non è un cane che si sposa bene con le pressioni, le contrasterà queste pressioni. È importantissimo, se avete un bull terrier o volete un bull terrier dovete farvi capire. Quindi una cosa estremamente importante è farsi seguire da un tecnico. Guardalo. Come dico io, hanno un neurone, basta, che gira qui. Gira? Gira il neurone? E questo neurone però è determinatissimo. Sono cani con un temperamento altissimo, pensano poco, agiscono, sopportazione del dolore altissima. Non sentono il dolore fisico, ma soffrono tantissimo il dolore psicologico, quindi è molto importante che non si sentano offesi, in poche parole, se possiamo dire offesi, anche se non è un termine cinofilo, ma mi esprimo così per farvi capire. È un cane che nasce per il combattimento, alla fine abbiamo detto, quindi la socializzazione con altri cani è importante, ma fino a un certo punto, in poche parole, un buon bull terrier maschio non avrà troppo piacere a stare con altri maschi. Gli si può però insegnare benissimo a vederli, rispettare il guinzaglio. Ovviamente non lo metterei in un'area cani insieme ad altri maschi se è un buon bull terrier, perché è un cane che tendenzialmente ha una buona aggressività cospecifica. Dobbiamo anche sapere che il loro cervello arriva dove non arriva il loro fisico troppe volte. Loro andrebbero avanti giorni. Non è tanto diverso dal Jack Russell come tipo di carattere. Infatti Jack Russell Terrier, Bull Terrier. Quindi se gli lanciate una pallina, insegnate i riporti, si ucciderebbero. Potresti uccidercelo tirando la pallina perché non si fermerebbe mai. Voglio vedere dove devi andare. Fammi vedere dove devi andare. Dai. A qua mo devi sta. Vabbè. È un cane che adora fare il pagliaccio, giocare con te, se fai le vocine stupide è contento, tipo Mauretto! Mauro! Mauro! Tutta la vocina stupida, tutta la vocina stupida, tutta la vocina. Un cane che se va in conflitto con te tenderà a fare due cose, e io ne ho lavorati molti di questi cani. La prima è quella di avere delle volte una risposta aggressiva.
La seconda è quella di far finta che non esistete. E delle volte ti dà proprio la morte politica. Tu puoi urlargli nell'orecchio e lui nemmeno si gira, vero? Tipo così. E fa finta neanche di vedervi. Non è piacevole per un conduttore, però indica che sta vivendo una situazione di stress, una situazione stressogena, ok? È molto importante, quindi l'ho già detto ma lo ripeto, che il vostro Bull Terrier vi capisca. Le risposte allo stimolo sono molto veloci, abbiamo detto che il temperamento è molto alto, infatti vuole il boccone. Ah, pure il terra facciamo. Tiè. Allora, quindi con un boccone gli si fanno fare tantissime cose. Avete visto, lui conosce il terra che gli ha insegnato il suo padrone, non è il mio cane. E faticavo anche un po' a tenerlo, no? Come ha visto un boccone, risponde. Vedete? Mi ha dato subito il terra. Vuoi il bocconcino? Sì, no. Vediamo se lo rifà. Ora, non è un video sull'addestramento, però potremmo un attimo divertirci un secondo, dato che parliamo di questa razza. Se io lo sposto e tendo a... Eccolo. Dà subito la risposta corretta. Quindi... utilizzando un premio non significa che dovete averlo sempre dietro, ma l'ho visto che fai, sì, fai il terra, avevamo capito. Utilizzando un premio e poi facendo un lavoro corretto, lui può essere estremamente addestrabile. Certi addestratori parlano del Bull Terrier come cane poco duttile. Secondo me alcuni, poi altri sono bravissimi, più bravi di me, però a volte si sbaglia la strada col Bull Terrier. Non si addestra come un pastore tedesco il Bull Terrier, non si addestrano i terrier come pastori tedeschi o come altri cani. Bisogna sapere come rispondono. A chi consigliamo questo cane? Intanto chi vuole ridere, almeno io rido tantissimo con loro e sarà uno dei miei cani della vecchiaia. T'ho visto? T'ho visto che fai terra. E sarà uno dei miei cani della vecchiaia perché voglio divertirmi. Consigliamo questo cane a chi conosce un po' di cinofilia, senza dubbio. È molto importante, eh? Sapere almeno i rinforzi positivi, come funzionano, insomma, un pochino bisogna saperne. Consigliamo questo cane a chi è dinamico, sicuramente, però è un cane che si adatta a tutto, sta bene in appartamento, viene via con voi ovunque, è coraggioso, quindi è un cane che è anche adatto a persone che vanno in giro, fanno escursioni, perché no, sempre rispettando il cane, le temperature e tutto quanto, perché si può affaticare. Sei molto bellino, ti meriti un boccone. Consigliamo questo cane anche alle famiglie, in quanto questo è un cane che è perfetto anche per la difesa, un cane da difesa sensazionale, eh? Questa è una cosa molto importante. Non si prendono questi cani se non si ha un minimo di conoscenza cinofila. Non ce l'ho. Se non si ha un minimo di conoscenza cinofila, perché potrebbero crearvi qualche problemino. Però niente vi vieta di prendervi un bel Bull Terrier e andare in un campo d'addestramento e fare un'esperienza che secondo me sarà molto appagante. Saluta, che non ti sopporto più. No. Yeah.